Ciao a tutti, oggi prepareremo le praline tipo Ferrero Rocher. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, Nutella, burro a temperatura ambiente, mandorle e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a tritare le mandorle, andiamo a mettere all'interno del boccale. Le tritiamo in maniera grossolana per 3 secondi a velocità 6. Andiamo a mettere da parte. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere il cioccolato fondente. E lo andiamo a tritare per 30 secondi a velocità 7. Finiamo sul fondo. Andiamo ad aggiungere il burro. E andiamo a scaldare per 4 minuti a 60 gradi, velocità 3. Andiamo ad aggiungere la granella di mandorle e la Nutella. Andiamo ad amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Adesso trasferiamo il composto in una ciotola che andremo a mettere in frigo per almeno 30 minuti a raffreddare. Il nostro composto è pronto, adesso andiamo a formare le nostre praline. Se doveste avere difficoltà per gestire l'impasto, mettetelo una decina di minuti in freezer. Andiamo a prendere una parte dell'impasto e andiamo a formare le palline e poi le passiamo nella granella di nocciole. Le andiamo a posizionare nei nostri pirottini. E continuiamo così per il resto dell'impasto. Le nostre praline sono pronte, noi ne abbiamo fatto una variante anche con granella di pistacchi, vanno conservate in frigo e uscite una decina di minuti prima di essere consumate. Praline tipo Ferrero Rocher. Grazie e alla prossima ricetta!